prodottini stampati in 3D per la nuova SL8, anche per mountain bike e gravel. Questo serve per il numero gara. Questo? Tappini finali per il manubrio, grammomania totale. Questo cosa potrebbe essere? Ma abbiamo fatto la follia. Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro un po' di prodottini stampati in 3D che ho preso sia per la nuova SL8, che avrete già visto se seguite i video sul canale o se mi seguite sugli altri social, ma anche per mountain bike e gravel. Gli accessori sono stampati da Knit Components, un'azienda danese. Ho scritto al forum di contatto un paio di domande per capire come scegliere i prodotti o un paio di dettagli appunto sulla produzione e sulla scelta dei vari modelli, perché il catalogo è abbastanza lungo. Mi ha risposto Mattias, che mi ha dato tutte le informazioni del caso e mi ha consigliato di provare un po' di prodotti diversi. Quindi, visto che mi sono arrivati, alcuni li ho già montati e secondo me tanta roba, vi condivido queste informazioni. Tutto nasce dal supporto per la luce posteriore sia Varia che Guardia, quindi Garmin e Brighton, per l'SL8, che è sagomata rispetto alla Ethos, che aveva il reggisella tondo. Quindi, essendo una bici aero, necessitava di un supporto apposito, perché i gommini Garmin e i gommini Brighton andavano bene, ma la luce si tendeva a muoversi sempre, quindi ho preferito cercare una soluzione più precisa. Questi di Knit Components sono veramente una figata. Non solo poi mi sono fermato al supporto per luce posteriore, ma ho preso anche qualche altro prodottino che adesso vi mostro. Restiamo però prima su questi. Allora, questo è il supporto, spero che si veda bene, per luce posteriore con attacco Garmin per una Varia, un attacco, si può montare anche l'attacco Brighton per il Guardia, ma soprattutto loro fanno anche questo accessorietto qui, che con il suo tacchino, questo serve per il numero gara. Questo lo userò più il prossimo anno che questo. Veramente figo. Quindi, qua si mette il numero gara, si chiude e lui va in posizione. Ho preso l'accessorio per luce posteriore o comunque l'attacco Garmin e Brighton, sia per il tubo reggisella della mountain bike, non lo userò per una luce posteriore ma principalmente più per il numero gara, per la gravel, e qua sì che secondo me ha senso mettere la luce, perché magari con la gravel si fanno dei pezzi in strada e ha più senso avere ben saldo il radar o il guardia come luce posteriore rispetto a una lucina normale, ma soprattutto, come dicevo all'inizio, per l'SL8. Questo dell'SL8 non ce l'ho, ho in mano quello per la gravel, per la Diverge, però magari qua vi metto un contributo del Matteo in esterna, che vi mostra come è stato fissato il supporto sulla reggisella della SL8, che appunto è una forma aerodinamica e non tonda. Questo è un contributo dal Matteo della mattina in esterna. Questo è il supporto. Tac. Che bello. Precisissimo, fermo, due vitine e questo tac, oppure anche verso l'alto. Poi, oltre a attacco reggisella con i vari numeri gara e così via, loro fanno tutta una serie di micro prodottini, di prodottini molto specifici per, ad esempio, tappare il foro sulla guarnitura di SRAM. Nel mio caso non serve, perché ho il misuratore di potenza integrato, quindi non è una cosa che mi serviva. Tutta una serie di altri prodottini, tipo gli accessori per sostituire l'attacco del Brighton o del Garmin sul supporto del ciclo computer quando si rompe. A me è successo 100.000 volte e finalmente ho trovato un'azienda che li fa bene. Tutti gli accessori per bloccare gli AirTag sulla bici o per installare gli AirTag sulla bici per evitare che la bici si perda o, nel caso venisse rubata,
possa essere ritrovata, ma, e questi sono veramente una chicca, i tappini finali per il manubrio della bici da strada, perfino cavi, cioè non ci potevo credere, e quindi ho preso sia una che l'altra variante. C'è la variante piena, che questo pesa 2,5 grammi, e poi c'è la variante senza tappo, diciamo scavata all'interno con il foro, che pesa 2 grammi. Qua siamo proprio alla grammomania totale. Comunque c'erano, li ho visti, non potevo non prenderli, anche perché, spoiler, per la SL8 è in arrivo il manubrio nuovo della mia misura, aerodinamico, integrato, il roba al cockpit, quello bello, e a quel punto su quella bici lì ci stanno questi, da grammomaniaco. Quindi, supporto per le luci, accessorietti vari, io ho preso questi, ma poi loro fanno anche dei prodotti abbastanza particolari. Ma secondo voi questo cosa potrebbe essere? Che non c'entra niente con roba da installare sulla bici, ma secondo me qualcuno abbastanza precisetti come me avrà già capito. Fanno un prodottino per appoggiare, sposto questi, per appoggiare gli occhiali e tenerli ordinati. Io vado fuori di testa per ste robe. Qua mi sono preso un tipo di occhiali, o meglio, un occhiale per tipo all'interno della mia collezione, diciamo estesa ma ancora modesta, mi sento di dire, e vi mostro Sutro Light Sweep e Radar. Questi sono sul supporto a due posti, appoggiato, da appoggiare su un piano. Stanno perfettamente gli occhiali, se non li rompo magari. Poi Sutro Light normali, perfetti anche loro. Kato, occhiale comprato praticamente solo per la collezione, sta bene anche lui. Volendo si potrebbe forse appoggiare anche così, forse ancora più bello. Un po' troppo, diciamo, ignorante, un po' eccentrico per me. Lo uso solo per andare a correre ogni tanto in qualche uscita, appunto un po' più ignorante. Questi non mi ricordo neanche più come si chiamano, ma sono uno fra gli ultimi paio che ho comprato. Stanno bene anche loro. Volevo fare la prova con gli Alba, perché gli unici occhiali non Oakley che uso sono questi Alba Custom fotocromatici, con anche la stina più trasparente possibile, e boh, spettacolo, sono sporchi, sì, bellissimi. Quindi questo potrebbe essere un po' un setup con due occhiali diversi. Neat Components, stampato in 3D, come tutti gli altri prodotti. Non so se l'avevo detto all'inizio, comunque tutta roba stampata in 3D. Riguardo a questo, non solo ho quello a due posti da appoggiare su un piano, ma abbiamo fatto la follia. Quattro posti da parete. Qua ci sono due fori per installarlo a parete, e quindi qua possono finirci sopra fino a quattro occhiali. Ci rimetto anche gli Alba in mezzo, così abbiamo fatto un multi-brand. È fighissimo, fighissimo. Devo solo decidere dove mettere tutta sta roba, che è veramente figo, mi piace. Quindi vi ho mostrato portaocchiali da tavolo e il doppio da parete. Adesso devo appunto decidere dove posizionarli qua nel mio ufficio barra pain cave sopra casa. Vi ho mostrato come stanno con tutti i modelli di occhiali che uso. I miei preferiti restano sempre i Sutro Light, e infatti, anzi, Sutro Light Sweep, e infatti questi sono l'ultimo paio praticamente classico con la nuova lente Rode che ho preso, e sono gli occhiali che sto usando di più in questo periodo. Ma appunto ho preso un tipo per modello, non dico che li ho tutti, ma i principali ci sono,
Così vi ho fatto vedere come stanno. Ultima chicchetta, sempre da parete, questa cosa qua, che sembra una piccola C, molto semplice, è un portacasco. Quindi, vitina a parete, appendo e appendo il casco sopra. Mi sembrava un po' una chicchetta, e allora perché non prenderne quattro, considerata la quantità di caschi che c'è lì dietro. Veramente figo. Poi i prodotti sono belli, sono stampati, almeno a vederli da fuori sembra molto bene, perché di prodottini stampati in 3D ne ho visti diversi in giro anche per altri motivi, e questi devo dire che sembrano fatti molto molto bene, cioè hanno proprio anche le finiture, non hanno come dire, parti rovinate dall'estrazione del materiale. Bello, bello, sembra tanta roba. Quindi vi farò vedere, magari vedrò se riesco a mettere anche in questo video delle clipettine dei prodotti installati, oppure seguitemi sui vari altri social, sicuramente su Instagram e simili, pubblicherò qualche storia, qualche foto. E la cosa principale che mi interessava appunto era il supporto per la luce posteriore varia per il reggisella aerodinamico dell'SL8, e quello veramente il top, tant'è che poi ho preso anche tutte le versioni tonde per le altre bici. Bene, fatemi sapere che ne pensate, se conoscevate Neat Components. Vi lascio comunque in descrizione il link al sito, perché secondo me merita. Se volete acquistare qualcosa, io non ho codici sconto o altre cose, ma eventualmente lasciatemi un commento, è una cosa che magari possiamo provare a chiedere se il video va bene, e se no scrivete direttamente all'azienda e fate riferimento a questo video, ditegli che l'avete visto e magari potete provare a chiedere un piccolo sconto, un trattamento di favore, una spedizione velocissima, non lo so, qualcosa. E devo dire che la prima cosa che ho provato, il supporto per la luce posteriore per il reggisella aerodinamico dell'SL8, spettacolare. Zero movimenti, preciso, perfetto, a due vitine come queste con un dadino dall'altra parte, si avvita con una brugola piccola, adesso non mi ricordo la misura, perfetto, perfetto. E poi sono comunque tutti pezzi separati, volendo io potrei cambiare questo accessorio con l'attacco Garmin, Brighton o eventuali altri accessori. Due brugoline, svito la vite, via, cambio ed è fatta. Quindi bello, mi sembravano belli visti online, mi sono arrivati, li trovo ben fatti, li ho utilizzati e devo dire che sono veramente tanta roba. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se magari conoscete qualche azienda simile o qualche altro prodotto strano, tipo i portacaschi, i tappini della fine del manubrio o il portaocchiali. E so che loro poi fanno anche portascarpe e altre cose, andate a vedervi il sito, appunto ve lo metto in descrizione, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!